L'umiltà di Cristo. Oggi sono pochi a conoscere quanto Dio ci ama, a lottare contro i nemici dell'anima, a sperimentare che i nemici si vincono radicalmente solo con l'umiltà di Cristo. Il Signore tanto ama l'uomo da effondere su di lui i doni dello Spirito Santo, ma finché l'anima non imparerà a custodire la grazia, sarà messa alla prova per molto tempo. Dopo la mia conversione, avendo sperimentato l'effusione dello Spirito Santo, io pensavo: il Signore ha perdonato i miei peccati, la grazia me ne dà testimonianza, di cosa quindi ho ancora bisogno? Invece non dobbiamo pensare così. Per quanto ci siano perdonati i nostri peccati, bisogna che noi per tutta la vita ci ricordiamo e ci affliggiamo per essi, per conservare la compunzione del cuore. Io non sapevo questo e cessai d'essere contrito e subii allora molti assalti dal demonio e mi chiedevo smarrito che cosa mi sta succedendo. L'anima mia conosce il Signore e il suo amore, come mai allora mi vengono pensieri cattivi? Ma il Signore ebbe misericordia di me, egli stesso mi insegnò come dovevo essere umile. Tieni il tuo spirito agli inferi e non disperare. In questo modo si vincono i nemici dell'anima. Quando invece la mia mente è distolta dal ricordo dell'inferno, i cattivi pensieri acquistano di nuovo forza. Chi ha perduto la grazia come me, combatta coraggiosamente contro i demoni. Riconosci che tu stesso ne hai colpa. Sei caduto nella superbia e nella vanagloria, e il Signore, pieno di misericordia, ti insegna che cosa significhi essere nello Spirito Santo e che cosa vuol dire essere in lotta con i demoni. Così l'anima vede per l'esperienza quanto è rovinosa la superbia e fugge la vanagloria e le lodi umane e si distoglie dai pensieri superbi. Allora l'anima comincia a star bene ed impara a conservare la grazia. Come puoi tu renderti conto se la tua anima è sana o malata? L'anima inferma è superba, mentre quella sana ama l'umiltà, come le ha insegnato lo Spirito Santo. E se l'anima non conosce ancora quest'umiltà divina, si consideri allora come inferiore a tutti. L'anima umile, anche se il Signore le facesse salire in cielo ogni giorno e le mostrasse l'amore dei serafini, dei cherubini e di tutti i santi e tutta la gloria celeste, anche allora, ammaestrata dall'esperienza, direbbe: Tuo Signore, mi riveli la tua gloria, perché ami la tua creatura, ma a me dona lacrime di compunzione e la forza di renderti grazie. A te si addice la gloria nel cielo e sulla terra, a me invece si addicono le lacrime a causa dei miei peccati. Altrimenti è impossibile custodire la grazia dello Spirito Santo che il Signore dà in dono secondo la sua misericordia. Il Signore mi ha fatto soffrire molto e mi ha fatto capire che io devo piangere per tutta la vita. Tale è la via del Signore. Ed ecco che ora sto scrivendo afflitto per quegli uomini che come me sono orgogliosi e soffrono. Io scrivo perché imparino l'umiltà e trovino riposo in Dio. Dicono alcuni che questo accadeva a quei tempi, ma che ora è tutto sorpassato. Ma davanti al Signore nulla diminuisce né muta. E soltanto noi cambiamo e diventiamo malvagi e così perdiamo la grazia. Invece a chi domanda la grazia, il Signore dà tutto, non perché ne siamo degni, ma perché misericordioso è il Signore e ci ama. Scrivo queste cose perché
perché l'anima mia conosce il Signore. Cosa buona imparare l'umiltà secondo Cristo. Con essa la vita diventa facile e piacevole, e tutto diventa gradito al cuore. Soltanto agli umili il Signore si rivela nello Spirito Santo, e se non ci umiliamo, noi non vedremo Dio. L'umiltà è la luce nella quale possiamo vedere Dio luce, come si canta: nella luce vedremo la luce. Il Signore mi ha insegnato a tenere fisso il mio spirito agli inferi e a non disperarmi, e in questo modo la mia anima si è umiliata. Ma questa non è ancora la vera umiltà secondo Cristo, che è difficile descrivere. Quando l'anima si sta avvicinando a Dio e presa dal timore, mentre appena è davanti al Signore, per la magnificenza della sua gloria, gioisce ineffabilmente, e per l'amore di Dio e la dolcezza dello Spirito Santo si dimentica completamente della terra. Tale è il paradiso del Signore. Tutti saranno nell'amore e con l'umiltà secondo Cristo, tutti saranno felici di vedere gli altri più in alto di loro. L'umiltà di Cristo abita nei piccoli, e questi si rallegrano di essere piccoli. Questo è ciò che mi ha rivelato il Signore. Oh, pregate per me, voi tutti santi, perché l'anima mia impari l'umiltà di Cristo. Di questa siete l'anima mia, ma non riesco ad ottenerla, e con lacrime la cerco, come il fanciullo cerca sua madre quando l'ha perduta. Dove sei, mio Signore? Ti sei nascosto all'anima mia, e con lacrime io ti cerco. Signore, dammi la forza di umiliarmi davanti alla tua grandezza. Signore, a te appartiene la gloria nei cieli e sulla terra, ma a me, tua piccola creatura, concedi il tuo spirito umile. Ti supplico, Signore buono, volgi lo sguardo su di me dall'alto della tua gloria e dammi la forza di glorificarti giorno e notte, perché l'anima mia ti ha amato per mezzo dello Spirito Santo e io vengo meno per te e con lacrime ti cerco. Signore, donaci lo Spirito Santo. In Lui ti glorificheremo giorno e notte, perché la nostra carne è debole, mentre il tuo spirito è pronto, e dà all'anima la forza di servirti spontaneamente, e rafforza la mente nel tuo amore. Ed essa trova pace in te, in un riposo totale, e non vuole più pensare a niente se non al tuo amore. Signore misericordioso, il mio spirito malato non ha la forza di venire a te, e perciò io ti invoco come il re Abgar. Vangelo apocrifo, il re di Adessa manda una lettera a Gesù per essere guarito. Gesù risponde che dopo la sua ascensione verrà a lui un discepolo, e di fatto andrà da Dio a guarirlo e a predicare il Vangelo. Vieni e guariscimi dalle piaghe, dai miei pensieri peccaminosi, e io ti loderò giorno e notte, e ti annunzierò agli uomini, affinché tutti i popoli conoscono che tu, Signore, come già in passato, fai miracoli, perdoni i peccati, santifichi e doni la vita. C'è una grande differenza tra l'uomo più semplice che ha conosciuto il Signore nello Spirito Santo e l'uomo che, per quanto grande possa essere, non ha conosciuto la grazia dello Spirito Santo. C'è una grande differenza tra il credere in modo naturale che Dio esiste e il conoscere il Signore nello Spirito Santo. Lo spirito di colui che ha conosciuto il Signore tramite lo Spirito Santo arde giorno e notte dell'amore di Dio
e l'anima sua non può attaccarsi a nulla di terreno. L'anima che non ha provato la dolcezza dello Spirito Santo si compiace della vana fama mondana e della ricchezza e della potenza, ma l'anima che ha conosciuto il Signore nello Spirito Santo desidera soltanto il Signore e non tiene in nessun conto le ricchezze e la gloria di questo mondo. L'anima che ha gustato lo Spirito Santo distingue i fenomeni spirituali dal gusto. Dice la Scrittura: gustate e vedete come è buono il Signore. Salmo 33,9. Come Davide conobbe per esperienza, così anche oggi il Signore concede ai Suoi servi di conoscere per esperienza la Sua grazia, ed Egli stesso ammaestrerà i Suoi servi fino alla fine dei tempi. Chi ha conosciuto il Signore mediante lo Spirito Santo ha imparato da Lui l'umiltà e si è conformato al suo Maestro, il Cristo, Figlio di Dio, ed è diventato simile a Lui. Signore, rendici degno del dono della Tua santa umiltà. Signore, dacci il dono del Tuo Spirito Santo di umiltà, così come ci facesti il dono di salvare gli uomini e di innalzarci al cielo, affinché contemplino la Tua gloria. O umiltà di Cristo, io Ti conosco, ma non sono capace di raggiungerti. I Tuoi frutti sono dolci perché non sono di questo mondo. Quando l'accidia paralizza l'anima, come potrai accendere dentro di essa il fuoco affinché bruci d'amore in ogni istante? Questo fuoco viene da Dio, e il Signore è venuto sulla terra per donarci il fuoco della grazia e dello Spirito Santo. A chi ha imparato l'umiltà la possiede per sempre, perché il Signore concede la sua grazia agli umili. Molte pene devi sopportare e molte lacrime devi versare per mantenere il tuo spirito umile secondo Cristo. Senza di questo si spegne nell'anima la luce della vita ed essa muore. È possibile sfibrare il proprio corpo in poco tempo con digiuni, ma umiliare l'anima in modo che resti continuamente umile, questo non è facile, né ci puoi riuscire in breve tempo. Maria egiziaca lottò contro le passioni come fossero bestie feroci per 17 anni e solo allora trovò quiete, mentre il suo corpo in poco tempo si macerò, perché nel deserto non c'è molto di che nutrirsi. Ci siamo del tutto induriti il cuore e non percepiamo più cosa sia l'umiltà e l'amore di Cristo. Certamente questa umiltà e l'amore diventano conoscibili solo con la grazia dello Spirito Santo, ma noi ci scordiamo che è possibile attirarla in noi, perciò dobbiamo desiderarla con tutta l'anima nostra. Ma come possiamo desiderare ciò che non conosciamo completamente? Tutti la conoscono, anche se poco, perché lo Spirito Santo spinge ogni anima alla ricerca di Dio. Oh, come dobbiamo invocare il Signore perché doni all'anima il suo spirito d'umiltà. L'anima umile ha una grande pace, mentre l'anima superba si tormenta da se stessa. L'orgoglioso non conosce l'amore di Dio e si trova lontano da Dio. Si insuperbisce perché è ricco, sapiente o famoso, ma ignora la profondità della sua povertà e della sua rovina, perché non ha conosciuto Dio. A chi invece combatte contro la superbia, il Signore viene in aiuto, perché trionfi su questo peccato. Il Signore ha detto: imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. L'anima mia vi anela giorno e notte,
e supplico Dio e tutto il cielo dei santi, e voi tutti che avete conosciuto l'umiltà di Cristo, pregate per me, affinché venga su di me lo spirito dell'umiltà secondo Cristo, che la mia anima desidera fino alle lacrime. Io non posso che desiderarlo, poiché l'anima mia l'ha conosciuto nello Spirito Santo, ma ho perso questo dono e perciò l'anima mia non può che essere triste fino alle lacrime. Misericordioso Signore, donaci lo spirito di umiltà affinché le anime nostre trovino riposo in te. Santissima Madre di Dio, tu che sei misericordiosa, prega perché i nostri spiriti trovino l'umiltà. L'anima mia anela di vedere il Signore e ha sete di Lui in umiltà, poiché è indegna di tanto bene. L'orgoglio impedisce all'anima di entrare nella via della fede. All'incredulo io do questo consiglio e gli dica: Signore, se ci sei, illuminami e io ti servirò con tutto il cuore e con tutta l'anima mia. E per questo umile pensiero e per il desiderio di servire Dio, il Signore certamente lo illuminerà. Non devi dire: se ci sei, allora correggimi, perché se arriva il castigo, è possibile che tu non trovi la forza di ringraziare Dio e di disporti al pentimento. E quando il Signore ti illuminerà, allora l'anima tua percepirà il Signore, sentirà che il Signore l'ha perdonata e l'ama, e comprenderai questo dall'esperienza, e la grazia dello Spirito Santo testimonierà all'anima la salvezza. E allora avrai voglia di gridare a tutto il mondo quanto ci ama il Signore. L'Apostolo Paolo, finché non conosceva il Signore, lo perseguitava, ma quando lo conobbe, percorse tutto il mondo abitato, predicando Cristo. Affinché tu sia salvato, è necessario che diventi umile, poiché anche se si portasse con la forza un uomo superbo in paradiso, anche là non troverebbe pace e non sarebbe soddisfatto e direbbe: perché non sono io al primo posto? Ma l'anima umile è piena di amore e non cerca i primi posti, ma desidera per tutti il bene ed è contenta in qualsiasi condizione. Il vanaglorioso o teme i demoni o diventa simile a loro. Noi invece non dobbiamo aver paura dei demoni, dobbiamo temere la vanagloria e la superbia, poiché determinano in noi la distruzione della grazia. Chi ascolta Satana contamina la sua mente, chi persevera nella preghiera viene illuminato dal Signore. Il Signore ci ama molto e nonostante ciò noi cadiamo nei peccati perché non siamo umili. Per conservare l'umiltà devi mortificare la carne e accogliere lo Spirito di Cristo. I santi lottarono ferocemente contro i demoni e vinsero con l'umiltà la preghiera e il digiuno. Chi ha umiliato se stesso ha vinto i nemici. Che cosa dobbiamo fare per avere la pace nell'anima e nel corpo? Per questo devi amare tutti gli uomini come te stesso ed essere in ogni momento preparato alla morte. Quando l'anima pensa alla morte, si dispone all'umiltà e si abbandona totalmente alla volontà di Dio e vuole essere in pace con tutti e amare tutti. Quando nell'anima giunge la pace di Cristo, essa è soddisfatta come Giobbe di essere seduta sul letame e l'anima si rallegra di vedere gli altri nella gloria, perché essa si considera inferiore a tutti.
Il mistero dell'umiltà di Cristo è grande ed ineffabile. Per effetto dell'amore, l'anima desidera per ogni uomo un bene maggiore che per se stessa e gode quando vede gli altri più fortunati di lei e si affligge quando vede che essi sono nella sofferenza. Oh, pregate per me, santi tutti e popoli tutti, affinché venga in me la santa umiltà di Cristo. Il Signore ama gli uomini e tuttavia permette che le afflizioni li sconvolgano affinché riconoscano la loro impotenza e diventino umili e a causa dell'umiltà ricevano lo Spirito Santo. Con lo Spirito Santo tutto diventa bello, gioioso, meraviglioso. Se qualcuno povero o malato soffre molto, ma non è umile, soffre inutilmente. Chi invece si fa umile è contento in ogni situazione, perché il Signore sarà la sua ricchezza e la sua felicità, e tutti gli uomini stupiranno per la bellezza della sua anima. Tu dici che la tua vita è piena di sofferenze, ma io ti dirò, o meglio, il Signore ti dice, umiliati e vedrai che tutte le tue sventure si trasformeranno in serenità. Così che tu stesso, sbalordito, dirai, perché dunque prima mi torturavo così e mi affliggevo tanto? Ma ora gioisci perché ti sei umiliato e la grazia di Dio è venuta. Ora, anche se al mondo rimanessi solo tu povero, la gioia non ti abbandonerà, perché hai ricevuto nell'anima tua quella pace di cui il Signore ha detto, vi do la mia pace. Così ad ogni anima umile il Signore dona la sua pace, che è al di sopra di ogni comprensione. L'anima dell'uomo umile è come il mare. Getta nel mare un sasso, turberà appena la superficie e immediatamente affonderà. Così affondano le afflizioni nel cuore dell'uomo umile, perché la potenza del Signore è con lui. Dov'è la tua dimora, o umile anima? E chi abita dentro di te? E a che cosa posso paragonarti? Tu fiammeggi splendente come il sole e non ti bruci, ma riscaldi tutti con la tua fiamma. A te appartiene la terra dei miti, secondo la parola del Signore. Tu sei simile ad un giardino pieno di fiori, in mezzo al quale c'è una meravigliosa tenda dove il Signore ama abitare. Ti amano il cielo e la terra. Ti amano gli apostoli, i profeti, i pastori e tutti i santi. Ti amano gli angeli e gli arcangeli, i serafini e i cherubini. Ti ama, o umile anima, la purissima madre di Dio. Ti ama e di te si compiace il Signore. Il Signore non si rivela all'anima superba. L'anima orgogliosa, anche se studiasse tutti i libri, non conoscerà mai il Signore, perché con la sua superbia non lascia spazio dentro di sé alla grazia dello Spirito Santo. E solo per mezzo dello Spirito Santo si conosce il Signore. Gli uomini illuminati dal battesimo credono in Dio, ma vi sono anche quelli che lo conoscono. Cosa buona credere in Dio! Ma è una beatitudine più grande ancora che si conosca Dio. E coloro che credono sono beati, come disse il Signore a Tommaso. Tu credi perché mi hai visto e toccato, ma beati anche quelli che non hanno visto e credono. Se siamo umili, il Signore nel suo amore ci rivelerà tutti i misteri. Ma la nostra disgrazia è che non siamo umili, ci insuperbiamo e ci inorgogliamo per qualsiasi cosa insignificante e così facciamo del male a noi stessi e agli altri. Il Signore, per quanto sia misericordioso, tuttavia a causa della superbia,
permette che l'anima privata della grazia soffra la fame fino a quando abbia imparato l'umiltà. Io stavo precipitando nell'abisso della rovina per i miei peccati e sarei già da molto tempo nell'inferno se non avessero avuto pietà di me il Signore e l'Immacolata Madre di Dio. Oh, quale voce calma e mite, voce celeste, quale non udremo mai sulla terra. Ed ecco, ora con lacrime io scrivo che Dio è misericordioso, come un vero padre. Soave all'anima il Signore. Adamo gustò questa beatitudine nel paradiso terrestre, dove vedeva il Signore faccia a faccia. E la nostra anima sente che Egli è con noi, secondo la sua promessa. Ecco, io sono con voi per tutti i giorni, sino alla fine dei secoli. Matteo 18:20. Il Signore è con noi. Cosa posso desiderare di più? Il Signore ha creato l'uomo perché egli viva in eterno e trovi in lui la sua beatitudine, perché noi siamo con lui e in lui. Anche il Signore vuole essere con noi e in noi. Il Signore è nostra gioia e nostra allegrezza, ma quando il nostro orgoglio ci allontana dal Signore, ci abbandoniamo ai tormenti ed allora l'angoscia, la depressione e i pensieri malvagi ci lacerano. Signore, guidaci come la madre premurosa guida i suoi figlioletti. Fa che ogni anima conosca la gioia della tua venuta e la potenza del tuo aiuto. Ristora le anime esauste del tuo popolo e insegnaci a conoscerti per mezzo dello Spirito Santo. L'anima dell'uomo è afflitta sulla terra, Signore, e la sua mente non può fissarsi su di te, perché non conosce te e la tua bontà. La nostra mente è stata ottenebrata dalle preoccupazioni della vita e noi non riusciamo a comprendere la pienezza del tuo amore. Illuminaci tu. Alla tua misericordia tutto è possibile. Nel tuo santo Vangelo tu hai detto che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltato vivranno. Anche ora fa che le nostre anime morte adorano la tua voce e vivano nella gioia. O Signore, converti i nostri cuori e dici a noi, siano rimessi i vostri peccati e saranno rimessi. Santificaci, Signore, e tutti saremo santificati per mezzo del tuo Spirito e ti loderanno tutti i popoli della terra. E sarà fatta la tua volontà come in cielo così in terra, perché a te tutto è possibile. L'uomo superbo teme i rimproveri, mentre l'uomo umile non li teme affatto. Chi ha raggiunto l'umiltà secondo Cristo desidera sempre essere ammonito e si rallegra della correzione ed è imbarazzato quanto lo lodano. Eppure questo non è che l'inizio dell'umiltà. Ma quando l'anima nello Spirito Santo conosce come il Signore è umile e mite, allora essa vede se stessa come l'ultima dei tutti e si rallegra di giacere sul letame come Giobbe, vestita di sacco e di vedere nello Spirito Santo gli altri, splendenti, simili a Cristo. Che il Signore misericordioso conceda a tutti di gustare l'umiltà di Cristo, difficile a descriversi. L'anima mia desidera il Signore, tu mi hai nascosto il tuo volto, e da ciò la mia anima fu sconvolta, e io desidero di vederti nuovamente, perché tu, Signore, hai sedotto l'anima mia. Se tu non mi avessi attratto con la tua grazia, non potrei sentire tanta nostalgia di te e non ti cercherei con lacrime. Come può cercare, che cosa cercherai colui che non ha conosciuto e non ha perduto nulla?
Quando vivevo nel mondo, pensavo a te, ma non sempre. Ora il mio spirito brucia fino alle lacrime dal desiderio di vederti, o mia luce. Tu mi hai istruito con la tua misericordia, ma ora ti sei nascosto a me affinché l'anima mia impari l'umiltà, poiché senza l'umiltà la grazia non può rimanere nell'anima e allora l'accipia, la paralizza. Ma quando l'anima impara l'umiltà, nell'accipia, nell'afflizione, si avvicinano ad essa, perché lo Spirito di Dio la rallegra e la rende felice. Sono degni di compassione gli uomini che non conoscono Dio, e io mi affliggo per loro. Si insuperbiscono perché hanno imparato a volare. Ma che cosa c'è di straordinario in questo? Anche gli uccelli volano, eppur glorificano Dio. Invece l'uomo, creatura di Dio, si allontana dal Creatore. Piuttosto pensa come ti troverai dinanzi al terribile giudizio di Dio. Dove andrai o come ti nasconderai dal volto di Dio? Io prego molto, Dio, che tutti siate salvati e abbiate la felicità eterna con gli angeli e i santi. E vi supplico, pentitevi ed umiliatevi. Fate contento il Signore che vi attende con desiderio e misericordia. Il Signore dà all'anima che egli ama un amore compassionevole per gli altri, in modo che essa preghi per loro con lacrime. Anche l'anima mia è triste e io tremo molto per voi. Gloria al Signore e alla sua misericordia, poiché egli si manifesta a noi suoi servi peccatori per mezzo dello Spirito Santo, e l'anima lo conosce meglio che il Padre suo secondo la carne, poiché il Padre lo vediamo come persona distinta da noi, mentre lo Spirito Santo penetra tutta l'anima, la mente e il corpo. Beata l'anima umile, poiché il Signore l'ama. Il cielo e la terra proclamano beati i santi nella loro umiltà, e il Signore concede loro la gloria di essere con Lui. Dove sono io, là sarà anche il mio servo. Superiore a tutti in umiltà è la Santissima Madre di Dio, e per questo tutte le generazioni sulla terra la proclamano beata e la servono tutte le potenze dei cieli. E la Madre del Signore ci è stata data come nostra madre, nostra protezione e nostro sostegno. Non vi è nulla di più sublime che vivere in umiltà e amore. Allora nell'anima regna una grande pace ed essa non si reputa superiore al fratello. Se amiamo anche i nemici, nell'anima non resterà posto per l'orgoglio, perché la superbia è del tutto estranea all'amore secondo Cristo. La vanagloria, come il fuoco, incenerisce ogni virtù, mentre l'umiltà secondo Cristo è dolce e ineffabile. E se gli uomini riconoscessero questo, tutta la terra vorrebbe imparare questa sapienza. Io la medito notte e giorno per tutta la mia vita, ma non riesco a raggiungerla. L'anima mia pensa continuamente: non ho ottenuto quello che desideravo e non posso trovare riposo. Vi prego umilmente, o fratelli tutti, che conoscete l'amore di Dio, pregate per me, affinché io sia liberato dallo spirito di superbia e l'umiltà di Cristo abiti in me. Vi sono molti gradi di umiltà. Uno è obbediente e si critica in tutto, e questa è umiltà. Un altro si pente dei suoi peccati e si considera un abominio al cospetto del Signore, e questa è umiltà. Ma chi ha conosciuto il Signore nello Spirito Santo ha un'umiltà diversa,
Egli ha una diversa conoscenza ed esperienza. Quando l'anima vede nello Spirito Santo quanto è umile ed umile il Signore, anch'essa si umilia nel più profondo di se stessa. E questa umiltà è del tutto particolare. Nessuno può descriverla e si conosce solo mediante lo Spirito Santo. E se gli uomini conoscessero nello Spirito Santo come il Signore nostro, combatterebbero tutti i ricchi e lascerebbero le loro ricchezze, i sapienti, le scienze, quelli che governano la fama e il potere, e tutti diverrebbero umili e vivrebbero in grande pace e amore, e sulla terra regnerebbe una grande felicità. Quando un uomo si è abbandonato alla volontà di Dio, allora nella sua mente ha nient'altro se non il Signore e la sua anima sta davanti a Dio in pura preghiera. Signore, insegnaci mediante il tuo Spirito Santo ad essere obbedienti e sobri. Dacci lo spirito di pentimento e le lacrime per i nostri peccati. Fa che ti ringraziamo e lodiamo in eterno. Tu ci hai dato il tuo corpo e sangue prezioso perché viviamo eternamente con te e siamo là dove tu sei e vediamo la tua gloria. Signore, fa che i popoli di tutta la terra conoscano quanto tu ci ami e che vita meravigliosa tu dai a coloro che credono in te.